Amore? Sono l'avatar di Maria De Filippi. Oggi parliamo di Luca Daffrè e Alessandra Sommensi. Diciamo pure la storia più breve che si sia mai vista in televisione nel programma di Uomini e Donne. Ora ho bisogno di te, insieme andremo lontano, se non mi ascolti te ne pentirai, dai una svolta alla tua vita. Per essere aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Ricordate, ci sono state delle frecciatine web, ma si sono visti pochissimo, si sono visti una volta. Tutti i fans del programma di si stanno chiedendo che cosa non abbia funzionato per portare la coppia a lasciarsi così. Ecco che Alessandra dice tutta la sua verità. Solo insieme possiamo, per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella home page e cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi, grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Cosa ti costa? Se ti è piaciuto il video metti un bel like, ne siamo ghiotti. Ad oggi sto bene, ho metabolizzato il palo che ho preso e sto cercando di ritrovare la Alessandra di prima. Avendo avuto poche relazioni, anche se per un breve periodo mi ero affezionata. E aggiunge la stessa ex corteggiatrice precisando che credo che comunque nulla accada per caso, quindi cerco di trovare il bello. Luca non ho più avuto modo di sentirlo, mi sarebbe piaciuto avere un confronto, soprattutto dopo che ho visto che lui ha creduto alle segnalazioni e non ha chiesto prima a me ma si è rivolto al web mettendomi in cattiva luce. E continua sempre la stessa Alessandra Sommensi mettendo in luce un lato del suo carattere, ossia purtroppo siamo entrambi troppo orgogliosi per chiamarci e discuterne, o forse non c'è abbastanza interesse da parte sua per farlo. Io ho sempre la sua suoneria personalizzata. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clic sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo.